1.865 euro, questa è la somma raccolta durante il trofeo San Sebastiano, quadrangolare di calcio a 5, giocato da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Il Corpo di Polizia Locale di Montesilvano ed il suo gruppo sportivo dal gennaio 2000 ad oggi ha erogato un valore di circa 86.000 euro in fondi e derrate alimentari. Non ci fermeremo mai, siamo passati dalla Befana del Vigile a questo torneo. In questo periodo abbiamo raccolto in tanti anni circa 90.000 euro di donazioni e circa 250 quintali di derrate alimentari donate alle varie Caritas di volta in volta. Quindi non ci fermiamo mai da questo punto di vista. Stare vicino al territorio, stare vicino alla gente che soffre e agli ultimi. Sport che si mescola dunque a solidarietà. Infatti, l'assegno consegnato questa mattina presso il comune di Montesilvano ha permesso al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara di acquistare nuove culle che vanno ad aggiungersi a poltrone per l'allattamento e per la marsupioterapia. Iniziative come questa, oltre che scaldare il cuore, perché non sono mai scontate, la generosità non è mai scontata, ci danno una grossa mano in quello che è il processo di umanizzazione delle cure, soprattutto in reparti come quello di nido, terapia intensiva e neonatologia, dove c'è tanto bisogno di questo. Questo assegno con cui acquistiamo ciò che ci serve per il reparto è veramente il mio ringraziamento, e il ringraziamento di tutto il mio staff è veramente infinito, grandissimo. Un lavoro difficile, caratterizzato purtroppo anche dalla pandemia. Adesso le cose come vanno? Le cose vanno meglio, assolutamente meglio. Devo dire che per quanto riguarda la neonatologia terapia intensiva, abbiamo avuto molte donne che hanno partorito neonati però negativi, per fortuna. Certo, questo ha complicato un pochino le cose da un punto di vista organizzativo, ma devo dire che siamo riusciti a gestire benissimo questa situazione.